un'altra mail, Daniele da Torre Pellice. Non voglio parlare dell'arbitraggio di domenica, pessimo, vedi che qua poi ognuno ha le sue idee. Il signore al telefono ha detto che è stato un buon arbitro, lui dice pessimo. Spero solo che quello di domani sia migliore. Credo che il problema della Juve rimanga quello di non riuscire a finalizzare tutte le occasioni da gol che crea. Qualche giocatore mi sembra un po' appannato, spero di venir smentito domani sera. E a questo proposito, quel grande mister che è Antonio Conte indugia troppo nell'immettere forze fresche. Che ne dite? Grazie, complimenti e forza Juve. In effetti, questo è un altro dei difetti del nostro allenatore. Nel senso che sicuramente in tante partite abbiamo peccato sul fatto che non abbiamo chiuso l'incontro, perché con la Fiorentina, per dire 2-0, avrebbe posto la parola fine. Certo. Dall'altro lato c'è anche da fare una considerazione, che la Juventus quest'anno ha sempre segnato tranne due partite, quella con la Roma, che tra l'altro c'era un gol validissimo che c'è stato annullato, e la partita col Galatasaray. Sì. Sono le uniche due partite, sì, dove la Juve non ha segnato. In campionato invece ha sempre segnato. Quindi questo mi lascia anche fiducioso per la partita di domani sera, certo, che come minimo finisce, a mio avviso, può finire 1-1 come minimo. Io spero poi ovviamente in un 2-2, che sarebbe il risultato secondo me migliore. Certo. Però sul fatto che non immetta forze fresche, Conte è un giocatore che secondo me gioca molto sotto l'aspetto psicologico. Un allenatore, cioè, ti è scappato, sì, è giocatore. È già più volte che mi scappa, perché per me... Esatto. Però c'è anche da dire una cosa, è un giocatore che sa benissimo che togliere un giocatore a cui hai dato la fiducia a metà della partita è una sorta di bocciatura, proprio perché sta facendo un turnover. Mm. Quindi se può, lascia giocare almeno tre quarti della partita al giocatore, all'attaccante che ha ritenuto più in forma, e poi lo sostituisce alla fine. Questo è... Non dimentichiamo che la Fiorentina ha fatto lo stesso con Gomez. Sì. E Gomez, pur giocando pochissimo, è stato comunque il migliore in campo, certo, no? Sì, ha avuto fortuna che gli ha fatto un lancio, certo, ai tempi che furono. In mezzo ai giocatori, lui ha trovato proprio la ciliegina sulla torta. I tempi che furono, che tu ben ricordi, certo, Altafini giocava due minuti. Certo. Per quante partite ha risolto? Non aveva la maglia sudata. No. No. Il problema è che però non però faceva i gol. Non abbiamo degli Altafini che riescano in due minuti o dieci minuti o quarto d'ora che sia a risolvere la partita. Forse è il problema attuale. Dico, ma giocatori come Llorente o come Osvaldo, che entrano negli ultimi minuti, possono essere comunque decisivi. Considera una cosa, se mi permetti ancora una considerazione. Certo. Llorente è sicuramente, a mio avviso, un grande giocatore. È un grandissimo giocatore laddove riesce a sfruttare i palloni che gli vengono dati di testa. Allora, nelle ultime partite che io ho visto fare, gli saranno arrivate la bellezza di due o tre palloni a partita, sì, esatto, di cui molto spesso è riuscito a concretizzare, certo, o comunque a creare occasioni, certo, da gol. E questo purtroppo è una pecca. Sì. Ma vogliamo portare un altro esempio? Lunedì, come penso voi, ho visto Roma-Udinese, sì, allora il risultato più giusto sarebbe stato 3-3, perché è stato in chiara difficoltà la Roma nel secondo tempo. Vi ricordate la Roma delle prime 12 giornate? Sembrava, sì, che chiudesse il campionato, e poi ha mantenuto quei ritmi lì. No, adesso anche loro tirano, si può dire tirano a campana. Ma i tifosi avevano secondo tempo già... sono andati in riserva, grossa riserva. I tifosi avevano già cantato "Hanno ucciso il campionato", quindi andiamo.